Le tre rose di Eva 4, anticipazioni seconda puntata, Tessa è incinta di Alessandro. Le tre rose di Eva 4, anticipazioni puntata 9 novembre, Alessandro tra Aurora e Tessa. Questa sera ha preso il via la quarta stagione delle Tre Rose di Eva, la fiction di Canale 5 che vede protagonisti Roberto Farnesi e Anna Safroncic. Quest'ultima era uscita di scena nel corso della terza stagione, ma a causa delle tante richieste dei fan della serie ha deciso di tornare. Abbiamo così assistito al ritorno di Aurora Gori, tenuta chiusa in una villa abbandonata da qualcuno che l'ha accudita per due anni. La sua ricomparsa, però, ha rotto gli equilibri di Alessandro e delle sorelle Taviani. Una volta tornata a casa, infatti, Aurora ha scoperto che Alessandro e sua sorella Tessa hanno una relazione e che sua figlia Eva si è talmente legata alla zia da chiamarla mamma. Inoltre ha saputo che Prima Luce è stata venduta agli Astori. Ora Aurora è sempre più intenzionata a riprendere in mano la sua vecchia vita. Cosa accadrà nella prossima puntata? Il secondo appuntamento con le tre rose di Eva 4 è giovedì 9 novembre in prima serata su Canale 5. Tessa Taviani aspetta un figlio da Alessandro Monforte. Cosa accadrà nella seconda puntata delle Tre Rose di Eva 4? Il ritorno di Aurora ha portato parecchio scompiglio nella vita di Alessandro e Tessa. Quest'ultima, infatti, ha il sospetto che possa essere incinta di Alessandro e questo potrebbe allontanare ancora di più le due sorelle. Intanto Aurora vuole a tutti i costi sapere quali misteri si celano dietro la famiglia degli Astori. Decide così di sedurre Fabio, Fabio Fulco, tra i due nasce una particolare intesa che sfocia presto in una relazione. Aurora è pronta a tutto per scoprire la verità. Anche Edoardo, Luca Capuano, vuole avvicinarsi agli Astori, ma a differenza di Aurora intende sfruttarli per la loro ricchezza. Il giovane Monforte decide quindi di conquistare la bella fiamma Astori, Gloria Radulescu, che finisce per ammagliarlo a sua volta, ma ad ostacolarlo che è Veronica, Euridice Axen, che non vuole vedere il suo uomo tra le braccia di un'altra. Infine Marzia, Karin Proia, viene ripetutamente contattata dal colonnello Vittorio Astori che sembra cercare continuamente qualcosa in lei. A rendere ancora di più complicata la vicenda c'è una fotografia misteriosa che sembra nascondere un passato intrigato delle tre sorelle. Aurora Gori tra le braccia di Fabio Astori. Nella prossima puntata assisteremo all'avvicinamento tra Aurora Gori e Fabio Astori. I due si avvicineranno sempre di più. Già nella prima puntata tra loro è nata una certa intesa e le circostanze li porteranno ad essere sempre più complici e intimi. Come reagirà Alessandro nel vedere Aurora tra le braccia di Fabio Astori? Non ci resta che aspettare la seconda imperdibile puntata delle Tre Rose di Eva 4.